Ben ritrovati alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. Anche quest'anno Radio Montorfano si farà in tre. Voterà per l'assegnazione del premio della sala stampa Lucio Dalla, per il premio miglior interprete e anche nella giuria dei giornalisti, cui il voto vale il 30% del totale. Passiamo ora alla linea Elisa, che è per noi in sala stampa. Grazie Marianna, un saluto ai nostri radioascoltatori. Qui dalla sala stampa Lucio Dalla sono in compagnia di Francesco Renga, che quest'anno torna al Festival con un brano Aspetto che torni. Francesco, che tipo di brano hai voluto portare e perché questa scelta? In questa canzone è raccontato, c'è moltissimo di quello che anzi in realtà c'è tutto quello che sono in questo momento. Quindi ho compiuto 50 anni, ho due figli che ormai sono due ragazzi, quindi sono diventati grandi. 3 anni fa la mia famiglia è cambiata e volevo stigmatizzare tutto questo momento attraverso una canzone, che è questa, che Aspetto che torni, che racconta anche di un amore nuovo, ritrovato, bello, adulto, maturo, discreto, raccontato nel momento in cui il sentimento in realtà si delinea e prende forma, che è sempre quello dell'attesa per me. Qualsiasi sentimento cresce e prende forza e potenza nel momento in cui si aspetta, e quindi aspettare una donna che torni a casa, immaginarla durante la sua giornata, proprio quello di cui parla la canzone. Parla di seguire, immaginare di seguire il tuo partner mentre fa le cose di tutti i giorni e raccontare come questo sentimento si delinei e prenda forma. E poi ci sono quelle che sono i cardini di tutta la politica di quello che ho fatto in questi anni, quindi le mie presenze, le mie assenze, e c'è un grande cortocircuito emozionale, emotivo dentro di me, perché è un anno molto particolare. Io comincio ad avere l'età che aveva mia madre quando se ne andò, e i miei figli la mia è di quando lei se ne andò, e questo ha creato in me una sorta di veramente di cortocircuito emotivo che aveva bisogno di trovare sfogo in una canzone. Quindi in mezzo a queste belle cose semplici, che sono poi il tesoro della poca felicità che a ognuno di noi è concessa nella vita di ogni giorno, sono quelle piccole cose che noi spesso scambiamo per banalità, e invece è proprio lì che risiede la felicità, nei piccoli gesti, le piccole cose di ognuno di noi, dei momenti di felicità che spesso cerchiamo altrove e invece ce l'abbiamo veramente molto vicini e molto a portata di mano, molto di più di quello che immaginiamo. Quindi la canzone è tutto questo, proprio perché ho cominciato a pensare come stava mia madre quando in realtà se ne andò. C'è qualcuno invece al quale ti sei ispirato in questo periodo? No, non c'è un personaggio, non c'è una... Cioè, ci sono questi giovani talenti, qualcuno è anche qui, ne cito uno su tutti, Ultimo, che tra l'altro è il beniamino di mia figlia, accidenti. Però ci sono molti talenti giovani dai quali, più che ispirarmi, cerco di carpire quelli che sono i cardini del linguaggio. Hanno un modo di scrivere che ovviamente è proprio dei loro anni, quindi ha quel tipo di freschezza, quell'essere così diretto, piatto. È una cosa che io in realtà ho cominciato a fare già da tempo, quello di confrontarmi con questi giovani autori per cercare appunto di andare avanti. Io credo che la cosa più importante per chi fa il mio mestiere sia quella di rimanere con i piedi per terra, ma con gli occhi bene aperti su quello che ti succede intorno, quindi anche dal punto di vista proprio del tuo lavoro. Quindi bisogna avere sempre le orecchie ben aperte, ascoltare tutto, cercare di capire e poi tradurlo con quella che è la mia sensibilità, con quella che è la mia cifra, con quello che è il mio stile, per renderlo una cosa unica ma più contemporanea. Tu sei padre, come sono cambiati i ragazzi d'oggi? Una volta noi eravamo, io ero piccolino, c'era il quartiere, cioè mia mamma mi lasciava andare, io ero piccolino, avevo, che ne so, 7 anni, stavo in giro dalle 2 di pomeriggio fino alle 9 di sera in quartiere. Ma perché? Perché c'era la signora Tofaletti che chiamava: guarda che tuo figlio è qua, l'ho visto qua davanti nei garage che gioca a pallone. Adesso purtroppo non è più così, hanno una socialità completamente diversa sti ragazzi. Io li vedo, adesso ci sono delle cose allucinanti, cioè una volta, almeno fino a qualche tempo fa, si trovavano in casa, perché non essendoci più quartiere, non essendoci più questa cosa qui, questo tipo di micro comunità non esiste più, c'era la parrocchia, c'erano tutte queste cose che ti davano quella tranquillità che io non ho più da padre. Non ce l'ho più, quindi una volta si trovavano in casa di qualcuno per fare i compiti e poi giocavano. Adesso ci sono dei giochi online che li costringono a stare da soli. Il mio figlio è tutto il giorno a casa con una cuffia dopo che ha fatto i compiti, e non per più di 1 ora al giorno, se no gli ha appunto le falangi.
loro stanno a casa con delle cuffie, sono collegati, cioè non vanno più a trovare l'amico, perché sennò devono, non possono giocare con lui, no, capisci? È una cosa allucinante se ci pensi. Ecco, queste cose a me in realtà spaventano molto, e cerco di tutelare anche questo aspetto per quanto riguarda i miei figli, quindi credo che sono i problemi. Chiunque ha un figlio adolescente o preadolescente sa quello di cui sto parlando. Qual è stato, Francesco, il tuo Sanremo più importante? Guarda, sicuramente quella di Angelo, non tanto per la vittoria, perché lì parlavamo prima di step importanti, di passaggi cruciali nella mia vita anche privata. Quello era un momento incredibile, ero appena diventato padre e, come ho detto prima, quello lì è stato il salto più importante di tutta la mia vita, e in più, appunto, era appena nata mia figlia, c'era ancora il ricordo ovviamente di mia madre, c'erano tutti gli elementi che in realtà ci sono anche in questa canzone, però c'era questa cosa gigantesca, c'era Yolanda, c'era la mamma sul palco, c'era un momento molto particolare, è stato. E la vittoria può essere un coronamento bellissimo. Ringrazio Francesco Renga per essere stato con noi, vi do appuntamento alla prossima intervista. Ciao a tutti.